poi capirete. Filippo Fregnan 40 anni, Marco Bondesan 60 anni, Daniel Piozzo 31 anni e tutti gli altri che sono venuti a mancare in questi anni, anche in questi mesi. Queste sono solo una parte dei morti di questi ultimi mesi nel comune di Chioggia per incidente stradale. Come Fratelli d'Italia siamo vicini alle famiglie e riteniamo cosa moralmente doverosa da parte nostra, che rappresentiamo il comune di Chioggia, e su questo inviterei e coinvolgerei tutta anche l'opposizione, ad impegnarci come amministrazione di questa città a fare tutto il possibile per almeno provare ad intervenire nei limiti del possibile. Lo studio congiunto ACI-Istat ha indicato quali sono le principali cause che portano a incidenti stradali in Italia. La risposta è questa: l'origine dei sinistri vede al primo posto, guida distratta, mancato rispetto della precedenza o di un semaforo. Al terzo posto c'è la velocità elevata. Prendo spunto da un servizio di un blog, Chioggia Azzurra, di Andrea Comparato, che fa un lodevole lavoro di sensibilizzazione in città per il rispetto delle regole, in particolare della velocità. Da quello che emerge, nella strada Orti-Ovest, per capirci, l'Arzerone, dove sono avvenuti gli incidenti, ci sono tutte le segnaletiche necessarie a comunicare agli automobilisti la pericolosità della strada. Limite a 50 km all'ora, preavvisi di curva pericolosa, delineatori di curva e luci intermittenti. Alla luce di queste considerazioni chiediamo, e ce ne assumiamo anche la responsabilità, di intervenire presso gli enti preposti per l'installazione di ulteriori dissuasori, senza escludere anche degli autovelox in punti strategici, per obbligare gli automobilisti a rispettare i limiti. La vita dei nostri cittadini vale molto di più di una multa e anche qualche voto in meno. Durante il Consiglio Comunale di ieri sera, nell'inizio del momento delle comunicazioni, il consigliere di Fratelli d'Italia, Luigi Nicchetto, ha voluto ricordare, sottolineare ancora una volta il problema appunto di questi incidenti stradali e ha citato appunto le attività che stiamo facendo qui a Chioggia Azzurra per appunto la sensibilizzazione di guidare con prudenza praticamente. Questo ci fa piacere ovviamente, ma è veramente una campagna di informazione che dobbiamo fare tutti. E anche questa sera ho visto dei ragazzi, dei ragazzini con le biciclette elettriche che sfrecciavano come minimo 40-50 km all'ora. Dobbiamo veramente fare un grande lavoro di informazione. Tra l'altro ho saputo proprio oggi che nell'incidente mortale che c'è stato l'altro giorno sulla, si chiama strada Orti-Ovest, la conosciamo tutti come Arzerò, è più conosciuta come Arzerò, che praticamente questo poverino che ha perso il controllo del mezzo, che si è capottato, è uscito, che non era incinghiato, è morto, aveva poco prima sfiorato un'altra macchina a cui a bordo c'era anche una bambina di 5 anni. Quindi per miracolo non c'è stato veramente una cosa ancora più grave di quello che c'era. Quindi bisogna assolutamente fare una grande opera di sensibilizzazione, cominciando proprio dai ragazzini.